Patrizio Carini e il successivo oratore. Ci sei? La sua relazione sarà molto interessante perché parla da un punto di vista non solo teologico, ma della possibilità di viaggiare nel cosmo. Prego. Buongiorno a tutti. Dunque, qualcuno di voi si sarà sicuramente chiesto su cosa si fonda il radicato scetticismo di chi non crede alla possibilità che una o più civiltà aliene tecnologicamente avanzate siano giunte fino a noi e abbiano visitato il nostro pianeta. Me lo sono chiesto anche io tante volte e mi sono dato anche una risposta. Questo scetticismo è sostanzialmente basato sul fatto che molti non credono alla possibilità di compiere viaggi interstellari necessari per bypassare, per percorrere le enormi distanze astronomiche che ci separano dalle altre stelle. In realtà esistono numerose soluzioni al problema dei viaggi interstellari e sono tutte abbordabili almeno a livello teorico. Il problema risiede nella parte pratica. In questo momento non siamo in grado di sviluppare una tecnologia in grado di compiere viaggi interstellari, ma non esiste alcuna legge fisica che vieti di intraprendere in un futuro più o meno prossimo i viaggi interstellari. Questo concetto può essere anche rovesciato dicendo che se gli alieni sono giunti fino a noi sono sicuramente in possesso di una tecnologia sufficientemente avanzata da compiere viaggi interstellari. Ora io passerò in rassegna alcune soluzioni al problema dei viaggi interstellari, da quelle più abbordabili rispetto alla tecnologia di cui siamo in possesso in questo momento a quelle un po' più lontane, un po' più fantascientifiche, ma nessuna di esse, ripeto, viola alcuna legge fisica. Abbiamo parlato anche di UFO e quindi io parto dall'ipotesi extraterrestre, una delle sette ipotesi formulate fino ad ora per spiegare la natura e l'origine degli oggetti volanti non identificati. Secondo l'ipotesi extraterrestre, nota agli addetti lavori con l'acronimo ETH, l'UFO, o quantomeno una parte di essi, sarebbe riconducibile a veicoli super tecnologici pilotati da creature sviluppatesi su altri mondi, verosimilmente su pianeti di tipo terrestre, ovviamente pianeti extrasolari di tipo terrestre. L'ipotesi extraterrestre è sicuramente quella più in voga tra gli ufologi. Dalla metà degli anni 40 ad oggi sono stati registrati circa 1 milione di avvistamenti di oggetti volanti non identificati che comprendono differenti tipologie, differenti comportamenti, assetti di volo. Io qua ho riportato una mini gallery fotografica degli UFO più frequentemente avvistati, quindi partiamo da gli oggetti più frequentemente avvistati nei cieli di tutto il mondo, mi sto riferendo alle luci notturne in alto a sinistra, poi abbiamo le incredibili navi di luce fotografate dal controverso fotografo messicano Carlos Diaz, abbiamo i nitidi oggetti strutturati, i cosiddetti dischi diurni. Gli UFO a cappello di prete, cosiddetti perché la loro forma ricorda palesemente quella del classico cappello di prete. I nitidissimi dischi di Eduard Biedermeier, controverso contattista svizzero. I giganteschi UFO sigariformi, noti anche come astronavi madre, per le loro enormi dimensioni. I misteriosi UFO triangolari neri, con 4 luci, 3 ai vertici e 1 al centro, fotografati e avvistati varie volte durante il flap, durante l'ondata franco-belga del 1989-1990. E poi ho 2 immagini che mostrano un caccia militare statunitense che sta intercettando un gigantesco UFO di squadale nel ciel dell'isola di Porto Rico. Io ho ho individuato tutte le possibili soluzioni al problema dei viaggi interstellari, alcune delle quali potrebbero essere messe in atto in un futuro prossimo da noi. E ho suddiviso queste soluzioni in 2 grandi categorie. Una categoria si basa su sistemi di propulsione subluminali, in grado cioè di spingere un veicolo spaziale a velocità ben al di sotto di quella della luce nel vuoto, che vi ricordo essere circa 300.000 km al secondo. Un altro gruppo di soluzioni fa parte di una seconda categoria che sfrutta sistemi di propulsione superluminali, in grado di spingere un'astronave a velocità arbitrariamente elevate al di sopra oltre quella della velocità della luce. In realtà non si tratta di un vero e proprio superamento della velocità della luce, perché noi sappiamo dalla teoria della relatività ristretta di Albert Einstein che la velocità della luce è un limite fisico inviolabile.
Sicuramente noi conosciamo la recente presunta scoperta del superamento della velocità della luce da parte dei neutrini a CERN di Ginevra, però recentemente vi è stata una confutazione di questa scoperta da parte dello stesso gruppo di ricerca che l'aveva divulgata inizialmente. Quindi per ora non esiste alcuna entità che sia più veloce della velocità della luce. Questi sono sistemi di propulsione in grado di non superare ma bypassare la velocità della luce. Della prima categoria fanno parte sia veicoli spaziali senza equipaggio, quindi robot, sia veicoli spaziali con equipaggio. Dei primi fanno parte le sonde robotiche, le sonde di von Neumann e poi un curioso dispositivo completamente automatizzato a cui gli ingegneri aerospaziali hanno dato il nome colorito di Astro 5, letteralmente quello spaziale. Del secondo gruppo fanno parte le astronavi generazionali, le astronavi dormitorio, le astronavi miste generazionali dormitorio e le più avveniristiche astronavi relativistiche. Per quanto riguarda invece il secondo gruppo di soluzioni, quelle che si basano su sistemi di propulsione superluminali, abbiamo due soluzioni, ovviamente lontane e futuro, rappresentate dai tunnel spazio-temporali, noti anche come wormhole, buchi verme, e il motore a curvatura, dalla concezione molto simile a quella del motore a curvatura di cui la sonava Enterprise della celebre saga televisiva Star Trek è dotata. Parliamo un attimo delle sonde di von Neumann. Sono ovviamente dispositivi, veicoli ipotetici, per ora ipotetici, in grado di dimensioni variabili, in grado di produrre copie di se stesse. Queste sonde, una volta atterrate su un pianeta, nell'idea degli ingegneri dovrebbero utilizzare le materie prime trovate sul posto per costruire copie di se stesse, che poi dopo ripartirebbero per colonizzare altri pianeti. L'idea di John von Neumann, un geniale matematico e informatico ungherese, il quale dopo aver concepito questa soluzione ne studiò anche effettivamente la realizzabilità pratica. Purtroppo non abbiamo ancora dispositivi di questo tipo. L'idea vincente delle sonde di von Neumann è che ogni sonda ripete il processo di autoreplicazione di se stessa in modo esponenziale tutte le volte che arriva su un pianeta. Ora facciamo alcuni semplici calcoli. Una sonda di von Neumann è in grado di raggiungere una velocità di circa un decimo di quella della luce, quindi la luce nel vuoto viaggia a circa 300.000 km al secondo, quindi si sta parlando di un dispositivo in grado di muoversi a 30.000 km al secondo, quindi una velocità molto considerevole. Potrebbe esplorare una galassia delle dimensioni della nostra, costituita da circa 300 miliardi di stelle, in circa 500.000 anni. Però ovviamente noi stiamo parlando non di una sola, di una singola sonda di von Neumann, ma di decine, centinaia, migliaia, quindi questo processo poi è limitato nel tempo. L'Astro Chicken è un dispositivo per alcuni aspetti molto simile alle sonde di von Neumann, completamente automatizzato, come lo sono le sonde di von Neumann, ideato, concepito da un premio Nobel, Freeman Dyson. Questo dispositivo è letteralmente in parte macchina e in parte animale e sarebbe in grado di nutrirsi di ghiaccio e idrocarburi trovati sui pianeti visitati e, alla stessa stregua delle sonde di von Neumann, di produrre copie di se stesse. È una vera e propria macchina biologica di ridotte contenute dimensioni, pensate, è stata concepita per avere una massa di un solo chilogrammo, dotata di componenti sia organiche che elettroniche. Non potrebbe essere diversamente perché nasce dallo sforzo congiunto tra tre discipline scientifiche, tra tre branche scientifiche, la biologia, l'intelligenza artificiale e la microelettronica. Tra le molteplici funzioni di questa sonda biorobotica interstellare, che sarebbe, oltre ovviamente di colonizzare pianeti, vi sarebbe anche quella di inviare e raccogliere dati scientifici sui mondi visitati per poi inviarli sulla Terra. Passiamo, quindi questi due dispositivi sono veicoli spaziali ovviamente robotizzati, automatizzati, senza equipaggio a bordo. Passiamo ora invece ai veicoli spaziali con equipaggio che sfruttano sempre sistemi di propulsione subluminali, quindi viaggiano a velocità inferiori a quella della luce nel vuoto. Parto con le astronavi generazionali, questa è un'idea molto sfruttata anche in passato dagli attori di romanzi di fantascienza, dai registi di film di fantascienza. Sono note anche come arche spaziali, semplicemente perché avrebbero enormi dimensioni, parliamo di diverse centinaia di metri, addirittura diversi chilometri.
sono state concepite dagli ingegneri aerospaziali per trasportare agevolmente un equipaggio composto da tante persone, da tanti astronauti, ma non solo, anche da tutti i loro discendenti per diverse generazioni. Questo perché le astronavi generazionali sono destinate a intraprendere viaggi interstellari molto lunghi che possono andare da alcuni secoli a alcuni millenni. E qui mi viene in mente diciamo, la questione dei giganteschi lupus veriformi detti proprio astronavi madre, di cui ha parlato anche, se non erro, l'astronomo Hansbro questa mattina. Ha parlato proprio di astronavi madre nelle stanze superiori dell'atmosfera, che sgancerebbero sonde robotiche che avrebbero il compito di osservare la Terra in modo discreto. Queste astronavi potrebbero essere astronavi generazionali, ovviamente di matrice alieno. Ora, uno dei principali problemi riscontrati con questo tipo di veicoli spaziali è rappresentato dalla variabilità genetica. È necessario assicurare un'adeguata variabilità genetica a bordo, perché stiamo parlando di trasportare intere generazioni di astronauti. Quindi, se non vi è un'adeguata variabilità genetica, i discendenti potrebbero essere portatori di tare genetiche. A quel punto è stato fatto un calcolo e si è visto che per assicurare un'adeguata variabilità genetica un'astronave generazionale dovrebbe trasportare un equipaggio composto da almeno 500 astronauti. Alcuni futurologi hanno pensato che questo problema potrebbe essere bypassato, cioè potremmo anche ridurre il numero dell'equipaggio dotando l'astronave di una banca dei semi. In questo modo si ridurrebbe l'impatto degli astronauti a bordo dell'astronave. Quali sono i principali requisiti che dovrebbe avere un'astronave generazionale? Innanzitutto, la presenza di un'ampia biosfera interna quasi completamente autonoma, il cui scopo è quello di produrre cibo, acqua e aria respirabile. E soprattutto la presenza a bordo di sistemi elettronici estremamente affidabili, molto resistenti all'usura del tempo, e soprattutto in grado di essere agevolmente riparati dall'astronauti con i mezzi a disposizione a bordo dell'astronave, perché voi pensate, non è detto che l'astronave debba fermarsi sul pianeta intermedio, può anche percorrere questo viaggio in un colpo solo. Quindi occorre avere i mezzi per riparare l'astronave in ogni momento. Si è pensato anche di costruire sistemi elettronici e intelligenza artificiale in grado di autodiagnosticarsi e di autoripararsi. Passiamo all'astronave dormitorio, qui mi viene in mente l'astronave Nostromo della saga di Alien, pensate. Anche in questo caso sono veicoli spaziali interstellari di dimensioni variabili. La differenza qui consiste nel fatto che l'equipaggio, una parte di esso, verrebbe mantenuta in uno stato di animazione sospesa, abbastanza simile all'ibernazione, tanto per capirci. Ovviamente, durante il sonno indotto artificialmente, l'astronave verrebbe pilotata da un sofisticato sistema completamente automatizzato, comandato da un avanzato computer, oppure in alternativa alcuni membri dell'equipaggio potrebbero essere svegliati a turno per pilotare l'astronave, come appunto accade anche nel film Alien. Ora, il principale vantaggio offerto da questo tipo di veicolo spaziale interstellare è rappresentato dal fatto che addormentando l'intero equipaggio si ridurrebbe notevolmente innanzitutto la durata soggettiva del viaggio, ok? Un astronauta va a dormire all'inizio del viaggio e si risveglia come se fossero passate 4 ore una volta arrivato sul pianeta di destinazione. E soprattutto, se gli astronauti dormono e sono in uno stato di animazione sospesa, le loro funzioni vitali sono drasticamente ridotte, quindi tutti consumano meno aria respirabile, meno cibo e meno acqua. Ora, qual è la principale limitazione tecnologica alla realizzazione pratica di questo tipo di astronavi? Non esiste al momento una tecnologia sufficientemente avanzata in grado di indurre gli esseri umani in uno stato di animazione sospesa, e soprattutto una tecnologia che sia in grado di risvegliare senza danni gli astronauti stessi. Cos'è l'animazione sospesa? È una condizione in cui le funzioni vitali di un organismo vivente vengono artificialmente ridotte. Per le funzioni vitali, e mi riferisco all'attività cardiaca, all'attività respiratoria, all'attività nervosa e, nel complesso, il metabolismo basale. Ora, non è del tutto vero che non esista una tecnologia. In realtà, i ricercatori stanno lavorando per mettere a punto un sistema in grado di indurre gli esseri umani in uno stato di animazione sospesa. Questo anche in vista di intraprendere viaggi interstellari. Vi è uno studio molto interessante pubblicato nel 2005 sulle pagine della prestigiosa rivista scientifica Science, è una delle riviste scientifiche più prestigiose,
in cui un gruppo di ricerca coordinato da Mark Rotte ha effettuato una serie di esperimenti con topi di laboratorio. Rotte ha posto i topi in una camera contenente 80 parti per milione di acido solfidico o solfuro di idrogeno. È un idracido, è un acido a tutti gli effetti, molto tossico, e li ha lasciati in questa camera per ben 6 ore. A termine di questo periodo ha riscontrato nei topi una riduzione della loro temperatura corporea a 13 gradi Celsius e una riduzione del metabolismo di un decimo, ma i topi erano perfettamente vivi e vegeti. In seguito poi sono state riportate alle loro condizioni fisiologiche ordinarie. Vi è anche un altro studio altrettanto interessante, anche questo condotto nel 2005, da un gruppo di ricerca che lavora presso il Safa Center for Resuscitation Research. Questo istituto prende il nome da Safar, il medico che ha messo a punto le odierne tecniche di rianimazione cardiopolmonare e anche la respirazione bocca a bocca, che ha contribuito a salvare centinaia di migliaia di persone in tutto il mondo. Questo istituto si trova presso l'Università di Pittsburgh. Qui i ricercatori hanno usato un po' di più rispetto a Mark Rotte, hanno letteralmente estratto quasi tutto il sangue dal corpo di alcuni cani e lo hanno sostituito con una soluzione fisiologica salina, alla temperatura di 7 gradi Celsius, quindi una temperatura di poco superiore a quella del frigorifero. In questo modo hanno indotto nei cani uno stato di morte apparente. Li hanno lasciati in questo stato per circa 3 ore e hanno accertato la morte clinica degli animali, dopodiché i cani sono stati riportati in vita con successo perché è stata verificata l'assenza di lesioni importanti agli organi vitali, semplicemente stimolando il cuore dei cani con un leggero impulso elettrico e ovviamente reintroducendo successivamente il sangue nel loro corpo. Quindi con gli animali è possibile indurre uno stato di rianimazione sospesa. Dopo i cani, il passaggio successivo sono gli uomini. E da qua la prospettiva di realizzare astronavi dormitorio per bypassare finalmente le enormi distanze astronomiche. Arriviamo all'ultima tipologia di veicolo spaziale con equipaggio, che si basa sempre su sistemi di propulsione subluminali. Mi sto riferendo alle cosiddette astronavi relativistiche. Sono astronavi interstellari in grado di viaggiare a velocità prossime, cioè molto vicine a quella della luce, frazioni un millesimo, un centomillesimo della velocità della luce nel vuoto. Ora, la teoria della relatività speciale ci insegna che questo tipo di astronavi sfrutta un effetto fisico molto importante, la dilatazione dei tempi. Ogni qualvolta un corpo dotato di massa, nella fattispecie di un'astronave, indipendentemente dalla sua massa, quando raggiunge velocità prossime a quella della luce, il tempo a bordo si dilata, cioè scorre più lentamente rispetto a quello misurato sulla Terra. Quindi gli astronauti a bordo non hanno la benché minima percezione del trascorrere del tempo, cioè dal loro punto di vista il tempo trascorre normalmente. Però rispetto al tempo misurato sulla Terra, il tempo trascorso a bordo scorre molto molto più lentamente. Scorre tanto più lentamente quanto più l'astronave raggiunge velocità molto vicina a quella della luce nel vuoto. Ora, facciamo alcuni punti. Supponiamo che un'astronave relativistica viaggia ad una velocità pari al 99.9999% di quella della luce. Allora, in questo caso, un singolo giorno trascorso a bordo dell'astronave equivalrebbe a 2 anni terrestri. Allora, aumentiamo la velocità dell'astronave, portiamola al 99.9999999% della velocità della luce nel vuoto. Allora, in questo caso, un giorno trascorso a bordo corrisponderebbe a 61 anni terrestri. Ora, un'astronave che viaggiasse a quest'ultima velocità impiegherebbe circa 41 anni per raggiungere la galassia di Andromeda, una delle galassie più lontane dalla nostra, distante quasi 3 milioni di anni luce. Vi ricordo che l'anno luce è un'unità di misura di lunghezza astronomica ed è la distanza percorsa dalla luce in un anno nel vuoto alla velocità di circa 300.000 km al secondo. Quanto equivale in chilometri in anno luce? Un anno luce corrisponde a 9.461 miliardi di chilometri. Per calcolare quanto è distante la galassia Andromeda da noi, bisognerebbe moltiplicare 9.461 miliardi di chilometri per 2.9 milioni. Ecco, andando a questa velocità, un'astronave relativistica in 41 anni raggiungerebbe un oggetto così lontano. Ora, qual è? Ovviamente per un'astronave relativistica vi sono alcuni... Dicevo, la principale limitazione fisica è la seguente. Quando un corpo dotato di massa si avvicina alla velocità della luce, il tempo per lui rallenta
ma la massa tende all'infinito. Quindi ciò che significa? Significa che per spingere un'astronave la cui massa tende all'infinito occorrerebbe una quantità di energia pressoché infinita, e l'universo non dispone di una quantità di energia infinita perché l'universo probabilmente è finito. Quindi questa è una limitazione abbastanza importante. Le successive due slide riguardavano le due soluzioni che sfruttano sistemi di propulsione superluminari che bypassano il limite regolabile della velocità della luce. Tunnel spazio-temporale. Sono cunicoli che connettono punti differenti nel nostro universo. Qualche anno fa i fisici ritenevano che i tunnel spazio-temporali esistessero solo alle scale di lunghezza più piccole, mi sto riferendo alla lunghezza di Planck, 10 alla meno 35 metri, e avessero vita brevissima, frazioni infinitesime di secondi, quindi assolutamente non utilizzabili per viaggiare nel nostro universo. Poi negli anni 60 due fisici teorici, Fuller e Wheeler, dichiararono che potevano esistere tunnel spazio-temporali sufficientemente grandi da poter consentire il passaggio di un essere umano e addirittura di una piccola astronave. Però qual è il problema? Il problema è che all'imboccatura di questi tunnel spazio-temporali le forze gravitazionali sono talmente elevate che il tunnel stesso collasserebbe su se stesso, impedendo il passaggio di qualsiasi oggetto. Negli anni 80 altri scienziati teorici proposero una soluzione a questo problema. Se il cunicolo spazio-temporale è dotato di energia negativa, quindi un'energia che anziché produrre un'attrazione gravitazionale produce una repulsione gravitazionale, ecco allora che l'imboccatura del tunnel potrebbe essere tenuta aperta, quel tanto che basta per essere, diciamo, per consentire il passaggio di un'astronave. Nel 1994 un fisico teorico di nome Alcubierre trovò una soluzione delle equazioni di Albert Einstein. Questa soluzione ha molte caratteristiche in comune con il motore a curvatura, un motore dalla concezione molto simile a quello ideato dagli sceneggiatori di Star Trek, solo che la versione è più complessa nella realtà. Questa soluzione trovata da Alcubierre descrive una sorta di bolla spazio-temporale al cui interno potrebbe trovarsi un'astronave. Ora, che succede? Lo spazio-tempo di fronte alla bolla spazio-temporale, secondo questa soluzione, si dovrebbe contrarre. Quindi se lo spazio-tempo si contrae, in realtà non è l'astronave che va verso il pianeta, ma è il pianeta che viene attirato verso l'astronave. Quindi con un minimo spostamento nello spazio-tempo, l'astronave riuscirebbe ad arrivare a destinazione, non perché arriva letteralmente a destinazione, ma perché prende la destinazione e la avvicina a sé. E contemporaneamente lo spazio-tempo posto alle spalle della bolla spazio-temporale verrebbe espanso, e espandendo lo spazio-tempo dietro si allontanerebbe il pianeta da cui l'astronave è partita. L'astronave all'interno della bolla spazio-temporale sarebbe in perfetta quiete, non si muoverebbe assolutamente. E la cosa più interessante è che gli astronauti presenti a bordo non percepirebbero alcuna accelerazione. E quindi viene in mente una cosa interessante: noi da anni ci chiediamo come sia possibile per alcuni oggetti volanti non identificati compiere quelle incredibili accelerazioni e decelerazioni. Se sono sonde robotiche non è un problema, perché a bordo non vi sono forme di vita, ma se a bordo vi fossero forme di vita, come potrebbero resistere a queste incredibili accelerazioni e decelerazioni? Bene, il problema verrebbe superato se si ipotizza che quelle astronavi, quelle sonde, siano avviluppate all'interno di una bolla spazio-temporale. A quel punto le forme di vita all'interno non percepirebbero alcuna accelerazione. Requisito essenziale, come nel caso dei tunnel spazio-temporali, che è l'ate della bolla vi sia energia negativa. Grazie per la vostra attenzione. È stato ugualmente chiaro e la palissiano, quindi...